Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti, benvenuti qui a Londra con Mau. Facciamo del pollo fritto con delle patatine fritte. Le ho tagliate a forme regolari per i bambini. E poi abbiamo l'asinello di mare haddock. Ok? Haddock. Facciamo così. Allora ragazzi, l'olio, abbiamo dell'olio pulito qua, sta riscaldando bene, facciamo raggiungere la temperatura ideale e nel frattempo andiamo, dovremmo tagliare, è troppo grande così il pezzo, ne facciamo due pezzi, magari così è meglio, più facile. Piano, ecco, piano alla regolazione di temperatura, siamo pronti. Ecco qua ragazzi, ho preso, tagliato in due parti, abbiamo ad hoc, l'asinello, pesce asinello si chiama, lo infariamo bene. Ok, pian piano. Assicuriamoci che l'olio sia caldo, sta già riscaldando bene secondo me. Allora, qui siamo pronti con la pastella, ci sono due uova, farina, acqua, un cucchiaino d'aceto, o chi vuole ci può aggiungere birra al malto oppure un pochino di bicarbonato, proprio poco poco. Allora abbiamo fatto, facciamo così per non fare, allora prendiamo il nostro filetto, andiamo nella pastella, ecco qua, così, e lo vediamo uno, sì, l'olio è caldo adesso, prendiamo un altro pezzettino, rimuoviamo la farina. Buongiorno Amos, benvenuto. Benvenuto, stiamo facendo il pesce come lo si mangia qui. Pesce fritto con la pastella. Devo stare un po' attento però perché è facile sporcare tutto. Due. Allora, la pastella l'ho fatta circa 2 ore fa. Okay, la metto in frigo, deve un po' riposare la pastella ed esce meglio tutto. Pezzi alla volta, tagliate il pesce asinello, lo chiamano così in Italia, non so, eglefino, boh. È molto buono, eh? È della famiglia del merluzzo, insomma, costa parecchio tra l'altro, non è che non te lo regalano. Allora ragazzi, facciamo cuocere pian piano il pesciolino e facciamo una bella colazione. Buongiorno Amos, buongiorno. Sono un po' addormentato oggi, però ho voglia di cucinare, c'è sempre. Mi raccomando, a casa vostra spalancate le finestre,
io farò altrettanto. E aggiungiamo pian piano il nostro pesciolino, va bene? E continuo con questa operazione, scuotiamo l'eccesso di farina, via nella salsina. Proprio molto densa come salsa, però decidere voi. Ecco qua, allora diamo una giratina al pesce. Pian piano ragazzi, ecco qua, buongiorno Fabrizio, benvenuto. Fabrizio oggi pesce con la fanno gli inglesi. Il farinato e con la pastella. La pastella si può fare con la birra al malto. Bene, da un po'. La vuoi decidere. Ecco qua. Facciamo cucinare pian piano. Sempre lì a ripassare nella farina, i nuovi pezzi. Molto bello il pezzo ragazzi, molto molto bello. Faccio cucinare circa 4 minuti da una parte e 4 minuti dall'altra. Più o meno, fate a occhio. Molta calma ragazzi, riusciamo a fare un piatto delizioso. Cosa ne pensi Fabrizio? Lo faccio vedere da vicino, ma un po', muoversi qua non è facile. Ecco qua.
forse devo spostare la camera, vero? Se non cade. Vediamo così, ma non resta. Ecco qua ragazzi, un spettacolo, fatelo colorare bene. Mi raccomando. Poi mettiamo qua un piatto, portare il pane. Poi carta assorbente. Mettiamo a cavallo, però. È dorato. Primi tre pezzi, anche una cottura facile e veloce, non è che, ecco qua, allora, come vi ho detto prima, io la mia salsetta l'ho fatta molto ma molto densa, ecco qua uno, lasciamo scendere gli eccessi, due, il nostro pesce di nuovo nella pastella, uno, due, e tre, facile facile. Fatelo cucinare il pesce, farina. Adesso qui abbiamo il pollo, adesso l'ho ripulito, come vedete, nell'acqua e limone. Qui abbiamo olio di nuovo separato dal pesce, la carne dal pesce, va bene? Possiamo fare lo soggiocchetto per il nostro polletto. Cuocere pian piano. Allora, cosa ve ne sembra ragazzi? Eccolo qua, veloce da vicino, bello, no? Croccante, bello, veramente profumato, uno spettacolo. Adesso qui assicuriamoci che non si attacchino tra di loro i nostri pezzi di asinello. È uno spettacolo ragazzi. Allora, aggiungiamo un altro pochino di farina qua.
asciugando il pollo con un canovaccio. Ecco qua, ragazzi, è uno spettacolo, c'è un profumo indescrivibile. Questo qui è cotto. Seguitelo così non si brucia, va bene? Allora passiamo al pollo, riscaldiamo l'olio qua. Allora, stiamo andando bene. Ecco, infariniamo il pollo. Attenzione sempre, amo, guarda che spettacolo qua. Ecco qua, ragazzi, ci siamo quasi. Ancora un attimino.
Adesso ragazzi, con una schiumarola qualcosa, vedete un po' se riuscite a recuperare pezzi che sono rimasti. Non è facile. Non è una piccolina, mi viene male, quindi mi arrangio così. Ok. A questo punto abbiamo altri tre pezzi di pesce qua. Ecco qua, uno. Due. Allora ragazzi, io sono andato a preparare la pastella per il pollo, va bene? Datemi un minuto. Ecco qua, la si può fare anche qui ragazzi, senza stare lì. Allora vi faccio vedere il meccanismo. Utilizzo questo pochino che mi è rimasto del pesce, tanto non succede niente, non sprechiamo. Ok, poi ci vado ad aggiungere ragazzi, aggiungiamo un uovo qua. Mescoliamo pian piano, fatelo in una ciotola, non seguite a me voi, altrimenti qua. Un po' di farina. Mescoliamo. E aggiungiamo dell'acqua. Ecco qua, lo mettete pian piano l'acqua e giudicate voi come la densità della salsa, della pastella. Dovete eliminare i grumi, una puntina di sale, proprio poco a poco. E l'aceto solo alla fine. Ecco qua, molto densa. Adesso aggiungo un pochettino d'acqua, proprio un pochino, e continuiamo a mescolare e stiamo a caldo. Allora, come vi ho detto prima, fatela raffreddare in frigorifero per un paio d'ore se potete. Ci siamo, no? Densa. Allora, qui io devo dare una leggera con il pesce. Pian piano, ragazzi, pian piano. L'olio qui è praticamente caldo, la mia pastella è pronta e possiamo friggere anche il pollo, va bene? Questo è, vedete? Non ci sono grumi. Adesso un goccettino, proprio un cucchiaino di aceto, un cucchiaino, e continuate a mescolare.
fatto. Va bene? Allora ragazzi, ecco, girate una freccia. E possiamo anche, possiamo insemolare e passare quello nella pastella. Degli altri pezzi qui, ecco qua, stesso meccanismo, facile facile, no? Bene. Passiamo il pollo nella farina, la giratina qua, allora andiamo proprio prendiamo il cipolletto, mettiamo nella pastella. Pian piano vado qua dentro, l'olio è bello caldo, attenzione pericoloso ragazzi, tre e qua, sperate sia l'olio, troppo caldo, ecco qui, pesce pronto. Di nuovo un po' di carta per assorbire l'olio e siamo a cavallo. Ancora un attimino. Ecco qua, vabbè. Uno. Due. Allora abbiamo fatto il nostro pesce
pesce fritto bagnato nella pastella. Qui stiamo facendo un bel polletto che va a cuocere pian piano. Fatelo colorare, datemi il tempo di cucinare. Allora, io faccio del passaggio, adesso lo pulisco un po'. L'olio caldo, ragazzi, perché è pericoloso. Così. Un colpo di panno, perché porta tutto qua, come al solito. Ragazzi, io sposto l'olio in pressa più alta, così, e passiamo allora, facciamo raffreddare l'olio qua, pericoloso per l'altro, girati nel pollo. Vediamo di passare nella salsina e la pastella il nostro pollo. Qua.
pollo. Buongiorno Mauro, abbiamo fatto Mauro l'adoc, l'asinello o eglefino, come lo volete chiamare, con una impanato nella farina e poi nella pastella a base di sale, pepe, due uova, farina e, se volete, mettete della birra al malto, un pochino di bicarbonato e poi un cucchiaino di aceto. È uscita una meraviglia, dopo l'assaggiamo. E qui abbiamo la nostra pastella per il polpo, per il pollo, i bambini. Stesso procedimento, però non ho messo il pepe. Ecco qua, bella densa. C'è un uovo, qui c'è un uovo. E friggiamo, il pollo deve cuocere 15 minuti se possibile. Fate pian piano, fiamma non troppo alta e ci siamo. Allora, se devo sistemare l'olio caldo qua. Lo cucina piano piano, temperatura giusta, altrimenti si brucia tutto. Dai ragazzi, la carne deve cuocere, fuoco, l'olio non troppo caldo ma neanche freddo. Semplice semplice ragazzi, non è che qui ci vediamo la laurea. Andiamo a calare l'olio, lo filtriamo e recuperiamo qualcosa. Con molta calma. Io vi do una giratina ogni tanto per assicurare che non bruci niente. E vediamo un po' che dicono i bimbi. Poi facciamo delle belle patatine fritte. La cucina lo pian piano. Siamo ragazzi. Allora Mauro, andiamo a Genova questa domenica. Amos, andiamo a giocare con la Sampdoria. Andiamo a trovare Ranieri e cercheremo una vittoria. E sarà una vittoria meritata. Speriamo bene.
cotto bene. Colazione inglese, well, inglese, la mia maniera, ecco, non è che... La mia maniera, non è inglese questa. Sento un colpo d'occhio, non abbandonate mai il tavolo di cottura, lo chiamo io. Ecco qua, stanno già colorando bene. La carne deve cuocere, quindi ripetiamo, uno strato di farina, uno strato di pastella e via. Andiamo a fare il piatto. Poi la carta assorbente. Siamo ragazzi, siamo per un minutino. E vediamo un po' cosa dicono i bimbi. Bene. Poi andiamo a fare le patatine fritte. Io però ho già bisogno di un bicchierino di rosso, ragazzi, con la colazione. Puntigliosi noi sardi, vediamo, la prepariamo. Allora, mi raccomando, la pulizia, ragazzi, è una cosa importante. Ecco qui, qui c'è dell'olio che ho ripulito, lo facciamo riscaldare. Ci facciamo le patatine fritte, va bene? Allora, l'ultima giratina e poi secondo me il pollo è pronto. In 13 minuti basta, dipende dalla parte del pollo. Allora, eccoci qua ragazzi, un brindisi, grazie dei complimenti Amos, brindisi a tutti gli amici, un po' forte questo vino, però vabbè. Allora, senza distrarsi, tiriamo giù il polletto, perché è cotto, secondo me è cotto. Bello croccante ragazzi, cin cin Amos, Mauro cin cin, ecco qua. Allora, gli ultimi tre pezzi, polletto passati nella pastella come ho detto prima nella farina poi nella pastella, ecco qua, e li mettiamo giù, opla, uno, fuoco abbastanza caldo, l'olio abbastanza caldo e ci siamo, e ragazzi, bello vero? E stiamo a cavallo, opla, piano piano, l'olio è caldo e via.
Allora ragazzi, ecco qua, il polletto va, gli ultimi tre pezzi, il nostro vinello qui, di buon mattino, porta fortuna ragazzi, buon bicchiere di vino rosso, senza esagerare, cin cin. Allora, questa parte l'olio è caldo, dobbiamo friggere le nostre patatine, giusto? Ecco qui, ne metto una, ecco qua, sta salendo in temperatura, aspettiamo ancora un attimino, va bene? Ancora un attimino. Adesso da questa parte il pollo sta iniziando a prendere colore, ecco, gli diamo una giratina, piano piano, ecco qua, semplice, no? E qua, attenzione all'olio che è molto, perché è caldo, è pericoloso, no? Mi raccomando, ecco qua, facciamolo cucinare, ecco qua, le patate prendono colore, quindi possiamo aggiungere un pochino. Facciamole friggere, non troppe, mettetene una porzione giusta, altro pochino, diamo una giratina qua, veloce veloce, adesso non le tocchiamo finché non si colorano. Ragazzi, allora aspettiamo il Cagliari domenica, andiamo a vincere. Andiamo a vincere, ci basta che 1-0, giusto? 2-1, 1-0, ci va bene, no? Noi siamo gente semplice, Semplice. Andiamo a essere semplici. Eccoci qua ragazzi, il polletto va. Poco poco sale, si può aggiungere anche la fine, ma lasciate fare i bambini. Meno sale ci mettiamo meglio, ok? Allora io devo adesso travasare il mio pesce in un contenitore più grande, ecco qua, ecco. Abbiamo fatto colare dei pezzettoni qui, li appoggiamo in questo contenitore, ok? Potete dare anche un'altra passatina sull'olio, no? Non c'è niente. C'è un profumo unico ragazzi. Ecco, c'è da mangiare in abbondanza oggi. Ecco qua. Poi vi faccio vedere anche come si può gustare. La semplicità in casa mia è importante. Ecco qua. Thank you.
bene ragazzi? Vogliamo assaggiare il pesciolino? Eccoci, le patatine friggono. Andiamo un po' più in là. Ecco qua, ragazzi. Lo faccio vedere. Guarda qua. Aspetta, vedete, è umido dentro. Uno spettacolo. Assaggiamolo. Veramente buono. Buono, buono. Molto buono. Guardate la carne. È umida, no? Non è asciutta. Va bene? Uno spettacolo unico. Okay? Ok, le patate stanno colorando piano. Sì, una gelatina, la nostra polletto e via. Raga, pesce è buono, bicchiere di rosso, pesciolino, rosso, pesciolino, e chi sta meglio di noi? Semplicità ragazzi, guardate che è bello. Buono, molto buono. E ci facciamo una colazione così, no? Senza problemi, stress. Ecco, però i bambini mi dovranno dire se il polletto è buono. Ecco qua, pesce. Spettacolo ragazzi, spettacolo. Le nostre patate stanno cuocendo, non sono pronte. La faccia ragazzi, ecco, ci traiamo di nuovo, un po' di TV, siamo sto Covid, non si può uscire. Spettacolo. Io continuo a rigirare il mio polletto. Proprio un baccuccato nella farina, nella pastella. Spettacolo. Ecco qui, adesso continuiamo le patate. Devono ancora cuocere. Non so niente. Diamo il tempo di cottura, giusto? Dovremmo assaggiare anche il polletto, giusto? Per essere sicuri che abbiamo fatto un buon lavoro. Cosa ne dite? Questo fino lo assaggiamo, no? Allora, raga, guarda, se lo tagliamo insieme, ecco qua, la carne è cotta, va bene? Siete d'accordo? Assaggiamo, però è ancora un po' caldo, assaggiamo un pochino, dai. Guarda che spettacolo. Buonissimo, raga, buono, buono.
devo controllare per i bambini, se non gli puoi dare la carne cruda. La carne deve restare umida, va bene? Umida. È buonissimo. Veramente umido. Ecco. Ancora due minutini ragazzi, non è pronto, Brindisi alla Sardegna, agli amici italiani che mi seguono, gli amici londinesi, un abbraccio forte da Mau, condividete il video se vi fa piacere. Fate sapere in giro che ogni tanto vi andate a cucinare lì, più siamo meglio è. E niente, condividiamo una mezz'oretta, un po' qui, un po' lì, un po' la mattina, un po' la sera, il fine settimana, quando capita, quando il lavoro lo permette. Giusto? Cin cin amici. Il pollo ha preso il suo colore, quindi possiamo spegnere il fuoco e fare e poi abbiamo anche il pollo da qua, ho fatto il suo lavoro, cotto, ragazzi c'è un sapore in bocca, roba buona. Fatto è buono, fatto è buono. Pericoloso l'olio ragazzi, non dimenticate. E finiamo le nostre patate fritte qui. Diamo un colpo d'occhio. Stanno colorando per bene. Ho sposto la pentola ora. Ecco, sono quasi pronte. Ripetiamo l'operazione di prima, andiamo a ripulire l'olio, perché un paio di volte lo si può riusare, ecco, tutto lì. Bene. Ecco qua un attimino, le patatine sono pronte ragazzi, assaggiamo e poi passiamo i saluti. Saluti, giusto? Adesso qualcuno di voi andrà a farsi la passeggiata al mare, al Poetto, lì in Sardegna. Beh, a Porto Istana che sta su. E noi invece chiusi in casa qui a Londra. Per il rispetto per il Covid, ecco, tutto lì. Giusto ragazzi? Allora, cosa volevo fare qui? Spostiamo un po', dobbiamo fare lo spazio per le patatine. Ecco
adesso recuperiamo un pochino d'olio, quando si può, e quando non si può lo buttiamo, non è che sia un problema, però se va a riempire la ciotola ogni volta che cucini, buonanotte. Ecco qua. C'è un bel profumo in casa, nonostante sia frittura. Ecco qua, ragazzi. Cosa bella, più bella non c'è. Brindisino. Quasi assaggiamo un altro pezzettino di pesce, ragazzi, guardate qua, vedete, è umido, bello, tac, buonissimo. Buonissimo, ragazzi. Adesso il sale nelle patatine c'è chi lo mette mentre friggono e chi lo mette dopo. Non è che cambi tanto, penso. Fatto una bella colazione, amici. Raga, guardate qua, si vede, non lo so, bello, c'è un profumino unico. Poi potete mettere delle spezie, della cannella, il peperoncino nel... sia nella farina che nella pastella, giocateci un po', ma questa è roba buona. Ecco qua. Adesso io faccio, a me la spruzzatina di sale io ce la metto qui, poco a poco. Andiamo a assaggiare. Abbiamo il ketchup, che vabbè io non mangio, però i bambini purtroppo lo richiedono. E cosa volete fare? The guys, chips, haddock, chicken, all fried, in a butter sauce, with mayo, and a glass of wine. Saturday morning, March. Gonna have some short holiday soon. Well deserved, I think. Quite busy at work. Got a really nice job, but different role this time. There we go. So they're taking the color, golden color, my chips. They are basically ready. Okay. Same job, same thing, ragazzi. Plate. Some paper, kitchen paper, and then the chips. Right, so gently, there we go, I go like this, bang with it. Make sure they're cooked. Don't give raw chips to the kids, please. Don't burn them either, please. Right, lovely chips here, guys. Yeah, I use chips that normally tend to go in the oven, Baked potatoes for baking. You can make baked potato with sweet corns or whatever. Yeah, so they are very good quality chips in my view. Top class. Look at that. Smashing. So, do not burn your food, guys. Do not. Make sure it's never too hot. The oil. Iron. Can be cold, Otherwise they become soggy. Soggy. Your chips. Or fish, whatever you're cooking. So, rub your chest. I need a different tool, so I don't know why I got this one, but here we go. Lovely job, lovely.
Oh guys, I just think about my football team. Juventus. Shh. Guys, it's Cagliari. Cagliari. There we go. Down the, there we go. Be careful. Be careful what you do. My chips. My tomato ketchup. I'm not gonna use it. I'm gonna try my chips, yeah? Look at that. Lovely, lovely. Okay, as I said before, I steal the chips at the very beginning quickly. Make sure they don't stick on the bottom of the pot. Plenty of oil. Hot enough. Right? And then let them cook. Don't touch them anymore. Ok ragazzi, allora, bicchierino di vino, vi dico per l'ultima volta cin cin, assaggiamo una patatina, vediamo un po', raga, sono cotte come mamma le fece? Ah, con caglio, buone, sono pronte. Ok, ci siamo. Quasi quasi assaggiamo un altro pezzettino di pesce, che è veramente buono. Ecco, vanno pesce e patatine. Una patatina e un pezzettino di pesce. Le servono così qui in Inghilterra. Che bontà, ragazzi, che bontà. Veramente, guardate voi. Va bene. Babbo, Mau vi saluta. Grazie della compagnia, passate un buon weekend. È arrivato il dottore. Sandro, come stai? Guarda qua, Sandro, il pesce come lo cucinano gli inglesi, con la farina e la pastella, ok? Questo è haddock, lo chiamate eglefino su a Verona, nel nord, o asinello, va bene? Si mangia poco in Sardegna, però è uno spettacolo unico, della famiglia del Merluzzo. Caro Sandro, non rispondi mai al telefono. Vabbè che sei sempre impegnato lì in Parlamento, che ti devo dire? Abbiamo fatto patatine fritte, Sandro. Abbiamo fatto pesce, ma anche il polletto per i bambini, lo vedi lì? Guarda qua, Sandro. Spettacolo, va bene? Le taglio un pezzo per dimostrare che è cotto, va bene? Guarda qua, ecco qui, bello? E poi ho fatto le patatine di mamma, no? Fritte? Bobo e Sandro. Sandro, però non può mancare una cosa a noi sardi, giusto? Un brindisi per chi ci vuole bene, Sandro, Amos, Mauro, un brindisi a noi, ai sardi, a casa e in continente o all'estero, un brindisi perché tutto vada per il meglio. Cin cin. Che spettacolo, vino formidabile. Vi devo salutare ragazzi, devo andare a riposare, anche se le patate fritte non sono troppo, queste sono quelle preparate, vi garantisco io che sono buone, sono uno spettacolo unico, le ho fatte per i bimbi, bambini, sono difficili, e quindi bisogna un po' accontentarli e fare il possibile,
che mangino. Ciao ragazzi, bacioni e mi raccomando, condividete, parlatene in giro, criticatemi, a me piacciono le critiche, sono molto importanti. Non stiamo a dire bravo qui, bravo lì, bello, non è bello. Critiche, ditemi cosa non va bene e ci miglioreremo tutti insieme. Bacioni ragazzi, alla prossima. Ciao da Mau. Ciao. Ciao.